Parliamo di volley, volley serie C femminile, lo facciamo con Enrico Brizzi della Tifernum, Pallavolo Città di Castello. Ben trovato, prof. Due battute, un mini bilancio su questo primo mese che vi ha di nuovo visti tornare a giocare, a fare agonismo. Il punto, lo stato dell'arte. Sì, niente, abbiamo iniziato solamente con la Serie C femminile, e in questa settimana inizierà anche l'Under 19, poi dalla settimana dopo Pasqua inizieranno anche gli altri campionati, la 17, la 15 e la 13. In Serie C abbiamo fatto 3 gare, se vogliamo parlare di risultati abbiamo perso 2 partite, ne abbiamo vinta una, ma non è l'obiettivo primario, cioè nel senso che l'obiettivo primario è sicuramente tornare a giocare, divertirsi, e insomma poi cercare di confrontarsi con un avversario che alla fine è, forse si è notato questo, è più amico che avversario, proprio perché questa grande voglia di giocare ci porta a considerare l'avversario sempre comunque una persona amica, e questa è una di quelle cose che fa molto piacere, perché io ti posso garantire in 3 giornate di campionato non ho visto e non ho sentito nessuno alzare la voce, né nessuno prendersela col direttore di gara, quindi ti posso dire che da questo punto di vista stiamo facendo un bel salto di qualità e ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante, e siamo fortunati per poter giocare. C'è anche da dire che poi alla fine riappropriarsi un po' della vita normale, di quello, delle nostre abitudini, ti fa vedere il lato bello della vita. Fino a che tu hai tutto, non apprezzi nulla. Nel momento in cui ti tolgono tutto, apprezzi anche i piccoli dettagli, i particolari. Serie C, ma non solo, perché le under stanno entrando a pieno regime. Mi confermi che ci saranno le finali nazionali a luglio? Sì. Sì, a luglio ci sono in programma le finali nazionali, sia, sia maschili che femminili, delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15. Quindi senti, avevi un po' di timore circa qualche abbandono di qualche ragazzo che dopo un anno poteva non aver più voglia, però diciamo più o meno ci sono tutti, no? Sì, no, io devo dire che nelle squadre che alleno io, cioè quindi 17 e 19, e anche se dici ma sono 17 e 19, gli abbandoni sono stati pochissimi, e invece nelle categorie sotto, 13 in particolare, ci sono stati diversi abbandoni, speriamo che siano temporanei e ci auguriamo di rivederli in palestra molto presto. Senti, un'ultima domanda. Tu che ti confronti molto spesso con, per motivi di lavoro, perché lavori anche in federazione come insegnante, con diciamo colleghi o chi si vuole approcciare a sto mestiere, parlo di coach, no? Che sensazioni hai? Perché stiamo parlando di molte defezioni, di tanti coach di qualità che per ovvi motivi di bilancio familiare hanno trovato un altro lavoro e purtroppo non li ritroveremo, e a cascata questo sarà un danno per quanto riguarda la qualità della formazione di questi ragazzi. Che sensazioni hai? I tuoi colleghi delle altre regioni come stanno vivendo sto momento? Sì, è una delle problematiche che secondo me la federazione dovrà porsi, si doveva forse già essere posto, cioè già preparata su questa cosa qui, però sì, molti miei colleghi sono abbastanza giù di morale, perché comunque sia non vedono un futuro, sia dal punto di vista economico, no? Con le varie problematiche che ci sono a livello economico mondiale, ma anche dal punto di vista del numero dei ragazzi in palestra che è in costante decremento, e quindi alcuni degli allenatori, soprattutto quelli che hanno un'esperienza, quindi sono nel campo, nella palestra da molti anni, stanno pensando veramente, o lo hanno già fatto, di abbandonare. Per quello che riguarda invece i neo iscritti e neo allenatori o ragazzi che vogliono provare a fare l'allenatore, da questo punto di vista non vedo grandi differenze, i numeri più o meno ogni anno sono quelli.
Ecco, da questo punto di vista non si vede grandi differenze, ma per quello che riguarda i colleghi che molti anni che allenano, si comincia a vedere numerosi abbandoni e secondo me perderemo, se così sarà, perderemo delle qualità non indifferenti, che soprattutto la perderà la federazione, ma la perderà soprattutto i ragazzi, perché comunque sia la qualità di questi tecnici, l'esperienza che portano è sempre positiva. Bene, grazie al professore Enrico Brizzi della Tifernum Pallavolo Città di Castello, ti auguro un buon lavoro e a risentirci, a presto.